come ho avuto modo già in conferenza stampa di ribadire, quando la federazione di scherma lancia una sfida, noi come Ferrero, è soprattutto una sfida che ha un obiettivo profondamente sociale, un impatto non solo sportivo ma profondamente sociale, noi rispondiamo dando il nostro sostegno. D'altronde, in modo coerente al nostro approccio, al nostro sodalizio con la federazione, attraverso appunto un progetto che è Kinder Joy Moving, che ha diciamo l'obiettivo da sempre, da più di 10 anni, di promuovere lo sport, non solo ovviamente finalizzato a dei grandi risultati, ma come patrimonio di crescita per i giovani, e anche come in questo caso, come in altre situazioni, un elemento di forte di abbattimento delle barriere, delle diversità e motore dell'inclusione sociale, questo tra i bambini, gli adulti, e questa è stata ovviamente l'occasione per non fare delle dichiarazioni ma attivare un progetto molto concreto e di cui oggi abbiamo avuto, credo, anche dalle scienze motorie, dal tecnico, ma soprattutto anche dal professore, dal medico, gli effetti positivi che indubbiamente ha sulle persone che si avvicinano ovviamente alla scherma in un momento subito dopo aver avuto un trauma. Per quanto riguarda noi come Ferrero, nell'ambito delle partnership sportive che abbiamo in essere, ormai è un processo avviato il fatto di supportare e promuovere quelle discipline anche in ambito paralimpico, ma soprattutto giovanile. Posso citare il wheelchair con la Federazione Italiana Tennis, ma anche nella vela. Ovviamente la scherma si è posizionata da lungo tempo in quest'ambito, integrando e quindi creando un'inclusione totale dello sport e della disciplina tra paralimpica e olimpica. Però stiamo appoggiando tutte le iniziative che vanno ovviamente in questa direzione con tutti gli altri nostri partner.